Rieti alla politica, non piace il rilancio degli immobili dismessi, uno tra tutti quello dell'ex ospedale vecchio. Rieti dimissioni Cecilia, area di rimpasto in comune, le reazioni della politica. Melilli, nuovo segretario regionale del PD, in provincia lo vota all'85% ma cala l'affluenza alle urne. Cascioli passa a Fratelli d'Italia ed è già al lavoro per le primarie del partito. Torri in Sabina, grave l'agricoltore travolto dal trattore. Biblioteche Bassa Sabina ha rinnovato per 3 mesi il contratto al personale. Monterotondo, lavori Acea rinviati di una settimana. E per lo sport FC Rieti vince a Monterotondo e sale a -2 punti dalla vetta della classifica. L'Inkem Rieti espugna Porto Sant'Elpidio e segna la sua 6ª vittoria consecutiva. A Rieti Rugby in caduta libera, travolti da Messina 44-10. Buonasera dal TG di Sabinia Silver TV. In apertura parliamo dell'ex ospedale vecchio che giace dimenticato nel cuore del centro storico reatino ed è solo uno dei tanti esempi di mancato rilancio degli immobili dismessi. Rilancio che farebbe certo la differenza per un ripopolamento del cuore della città svuotata attualmente di gente ma anche di attività commerciali. Sentite. Troppo in fretta la provincia dell'ex presidente Fabio Melilli e dell'allora governatore del Lazio Piero Marrazzo hanno accantonato e dimenticato il recupero del complesso edilizio dell'ex ospedale vecchio nel cuore del centro storico di Rieti. Queste strutture non sono di proprietà comunale. Melilli e Marrazzo, in particolare i dirigenti, durante le loro gestioni amministrative hanno votato per le aule universitarie, il consorzio industriale di Vazia Santa Rufina e per gli investimenti sulla Salaria per Roma, nei pressi del bivio di Fonte Cottorella, per quanto riguarda il nuovo istituto alberghiero, finito poi in un contenzioso giudiziario ancora in corso. Tutto ben lontano dal centro del capoluogo. Se a queste due scelte si aggiungono la chiusura della Banca d'Italia, il ridimensionamento della sede centrale di Cariri in via Garibaldi, la chiusura del convitto San Paolo e una nuova ZTL troppo invasiva, ci si accorge del perché oggi l'Agorà cittadino è tristemente impoverito. A Rieti negli ultimi anni è mancato un progetto di rivisitazione e rilancio degli immobili dismessi. Non si dimentichi che la città dentro le mura, la parte storica, conta 31 ristoranti, 18 bar, 3 pub, 4 pizzerie e 6 panifici. Un'economia che sta morendo perché sono venuti meno i clienti, i fruitori, la gente che cammina. E allora si riparta da qui, recuperando l'ex ospedale, l'ex convitto San Paolo e l'ex mercato coperto. È area di rimpasto nella giunta comunale di Rieti, ancora più in bilico dopo le dimissioni dell'assessore all'urbanistica Andrea Cecilia che sul caso di Largo San Giorgio e dei presunti abusi edilizi si difende così. Sentite. Ci sono indagini in corso in merito all'intervento eseguito a Largo San Giorgio, del quale, fino alle mie dimissioni, per assumere la carica di assessore all'urbanistica, sono stato progettista e direttore dei lavori, ha precisato l'assessore della Giunta Petrangeli Andrea Cecilia. Vorrei precisare che tutto è stato compiuto, salvo errori formali, nell'assoluta e sostanziale correttezza con i migliori criteri di sicurezza che le attuali tecniche costruttive consentono. In merito ai cambi di destinazione d'uso compiuti sugli immobili, ricordo che sono state inserite funzioni perfettamente compatibili con il piano regolatore. A Largo San Giorgio infatti sono stati realizzati servizi per la città che contribuiscono a migliorare la funzionalità e il benessere collettivo. Non è stato certamente aumentato il cosiddetto carico urbanistico, persone cioè che vivono in una determinata zona, ma al contrario sono stati realizzati servizi. L'iter burocratico che ha portato alla realizzazione di questo centro culturale è stato complesso e oneroso. Dal momento che la norma rende complicato a un privato realizzare esclusivamente servizi per la collettività, se si fossero commessi errori formali, per aderire alla normativa, questi non possono che essere stati commessi nell'assoluta buona fede. Ho piena fiducia, quindi, nel lavoro della magistratura. Restiamo ancora in tema perché sul caso di Largo San Giorgio si sono scatenate le reazioni politiche. Da una parte assoluto silenzio dagli esponenti di maggioranza in comune, dall'altra la minoranza attacca. La storia di Largo San Giorgio si intreccia con il fallimento della giunta Petrangeli. Il servizio.
L'inchiesta su Largo San Giorgio scuote non solo l'opinione pubblica ma anche la politica. Dalla maggioranza tutto tace, il silenzio avvolge il caso. Ad esporsi è la minoranza di Palazzo di Città, fermo restando che gli abusi edilizi sono ancora tutti da accertare. Gli auguro di risolvere il problema, però certo oggi segnano la fine della sua esperienza amministrativa. Insomma, è chiaro che c'è un'indubbia incompatibilità tra il ruolo di direttore tecnico e progettista indagato per abusi edilizi e il ruolo di assessore all'urbanistica. Così il consigliere comunale di opposizione Luigi Gerbino, cui fanno eco le dichiarazioni di Andrea Sebastiani della lista civica Rieti che sviluppa. Noi abbiamo sempre contestato da un punto di vista politico il trasferimento delle attività culturali a Largo San Giorgio, perché di fatto questo è avvenuto e bene ha fatto a mio avviso l'assessore Cecilia nel momento in cui la Fondazione Varrone, come qualsiasi altro soggetto privato, come qualsiasi altro soggetto, come qualsiasi cittadino che vive nella nostra città, ha l'obbligo di rispettare le leggi vigenti sia in materia di urbanistica sia in materia di pubblica sicurezza. Non possiamo immaginare di lasciare nelle mani di chi non ha saputo gestire il recupero di un singolo quartiere il futuro urbanistico di Rieti, ha continuato Davide Festuccia, consigliere della lista civica Città Nuove. Ma la responsabilità più grave in tutto questo non è certo della Fondazione Varrone, che evidentemente si sarà affidata ad uno staff di tecnici lautamente pagati per progettare e realizzare il recupero urbanistico, bensì di un sindaco e dell'intera giunta, con particolare riferimento all'assessorato alle culture di Paolo. Ed ora cosa accadrà a chi andrà un assessorato cardine come quello dell'urbanistica? Cosa accadrà adesso all'interno della giunta e all'interno del ennesimo rimpasto che il sindaco sarà costretto a fare per ridare e ridistribuire le deleghe? Perché immagino che il partito di maggioranza relativa in questa amministrazione, cioè il PD, non si farà scappare facilmente per l'ennesima volta un assessorato cardine importante, in previsione anche di una serie di oggetti importanti che stanno per arrivare nell'amministrazione stessa. Sto parlando dei piani integrati, sto parlando della ristrutturazione delle ex aree industriali, sto parlando dell'alberghiero, della Ria di Torano e via discorrendo. Quindi immagino che il PD rivendichi l'assessorato all'urbanistica o quota di parte di esso. Ed è Fabio Melilli, il nuovo segretario regionale del Partito Democratico, a premiarlo in provincia di Rieti. L'85% dei votanti, anche se l'affluenza alle urne è stata particolarmente bassa. È il parlamentare Fabio Melilli, ex presidente della provincia di Rieti, il nuovo segretario regionale del Partito Democratico. In corsa erano anche Lorenza Bonacorsi, Renziana e Marco Guglielmo. Un bel risultato, quello raggiunto, ha commentato il segretario provinciale Ventura del partito. L'elezione di Melilli, ha dichiarato, sarà un'opportunità importante per il territorio. 3.702 sono stati in tutto i votanti. L'85% ha accordato la propria preferenza al nostro deputato, mentre la Bonacorsi si è dovuta accontentare di un 11%, solo 2 punti percentuali per Guglielmo. Da evidenziare in tutto il Lazio il calo dell'affluenza alle urne, in tutta la regione registrati poco meno di 49.000 elettori a fronte dei 120.000 di 2 anni fa, ma visti i tempi, ha commentato Ventura, riteniamo che il risultato sia più che buono. Ancora politica, ufficiale Sonia Cascioli aderisce a Fratelli d'Italia e diventa capogruppo in Consiglio Comunale di Rieti. La battagliera consigliera sta già lavorando alle primarie del partito, che ci saranno il 22 e il 23 febbraio in tutta Italia. L'annuncio è stato dato dal portavoce provinciale Paolo Trancassini, dal coordinatore regionale Marsilio e dall'onorevole Rampelli. Alla conferenza stampa c'eravamo anche noi di Sabinia Silver TV. Fratelli d'Italia cresce sul territorio, cresce in provincia, adesso c'è anche Sonia Cascioli. Beh, insomma, siamo molto molto contenti perché Sonia Cascioli si è distinta in questi mesi, negli ultimi periodi, come punto di riferimento di tutto il centrodestra e soprattutto punto di riferimento importante in comune, come l'unica vera opposizione a questa amministrazione comunale. Siamo soddisfatti, siamo molto contenti e siamo contenti che si aggiunga un nuovo valido amministratore a questa squadra che era già molto competitiva. Certo, con Sonia arriviamo nel cuore della città e soprattutto, insomma, siamo pronti ad affrontare tutte le sfide
prossime, a cominciare dalle prossime europee e poi anche con le amministrative. La mia scelta oggi appunto è arrivata a Fratelli d'Italia perché ritengo che l'azione del partito sia a livello nazionale attraverso i suoi rappresentanti parlamentari sia un'azione coerente con quanto ha sempre sostenuto e quindi lo vediamo tutti i giorni attraverso le azioni che mettono in campo, che sono veramente orientate sempre nell'interesse del popolo. Ed eccoci di nuovo in studio, cambiamo decisamente argomento. Nella Basilica di San Domenico si è tenuta la cerimonia della firma della convenzione tra la Diocesi di Rieti e il Pontificio Istituto di Musica Sacra per la Scuola Internazionale di Organo sul Pontificio Organo Don Bedossa, a cui ha partecipato il Cardinale Bertone. L'evento è stato di particolare importanza poiché Rieti è l'unica sede distaccata del Pontificio Istituto di Musica Sacra in tutto il mondo. Ed ora apriamo la pagina dedicata alla Sabina Reatina. In grave condizioni, l'uomo di 65 anni, agricoltore, finito sotto il proprio trattore, accaduto a Torri in Sabina, appunto, per cause da accertare, l'anziano ha perso il controllo del mezzo. Pronto l'intervento del personale del 118 che ha immediatamente disposto il trasporto in eliambulanza nella capitale. Restiamo ancora in Sabina, rinnovato per altri 3 mesi il contratto per il personale delle biblioteche della Bassa Sabina. Rinnovati per altri 3 mesi i contratti dei bibliotecari del sistema intercomunale della Bassa Sabina. Una soluzione temporanea che non tranquillizza gli animi del personale dei comuni interessati e che certo non permette una programmazione a lungo termine di attività e progetti. E così si continua ad andare avanti di contratto in contratto, con le dovute modifiche che fanno fronte alle necessità del difficile momento. A Magliano Sabina intanto cambiano infatti gli orari di apertura, dal martedì al giovedì compresi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il lunedì e il venerdì solo il pomeriggio. Ed ora ci spostiamo a Città Ducale perché il primo cittadino Roberto Ermini torna a parlare di pressione fiscale. Il PD locale ci fa o ci è? Sicuramente la risposta giusta è la prima. A chiederselo e a darsi una risposta il primo cittadino di Città Ducale, Roberto Ermini. Evidentemente il partito, oggi all'opposizione, ancora non si è ripreso dallo schiaffo preso con le elezioni del 2012. E così, non dandosi ancora per vinti, gli amici del PD insistono sull'aumento delle tariffe. Aumento, continua Ermini, avvenuto non oggi ma negli anni scorsi. Le tariffe a cui si fa riferimento riguardano alcuni servizi che il comune fornisce su richiesta, il cui adeguamento si è reso necessario per coprire le spese vive. In alcuni casi, infatti, il costo superava di gran lunga quello che i richiedenti pagavano, quindi la differenza pesava sulle casse comunali, ossia su tutti i cittadini, cosa questa che non ritengo affatto giusta. E poi il PD torna anche sulla questione dell'IMU, dichiara Ermini. I debiti fuori bilancio ereditati dalla passata amministrazione che stiamo ancora pagando in quanto spalmati negli anni 2012, 2013 e 2014 ci hanno costretto ad intervenire sulla pressione fiscale, altrimenti avremmo dovuto dichiarare lo stato di dissesto dell'ente. In merito alla riduzione delle tasse ho ritoccato al ribasso l'addizionale IRPEF e l'IMU sulla seconda casa, pensando che quella sulla prima abitazione l'avrebbe tolta il governo. È vero, noi l'abbiamo aumentata nel 2012, ma è altrettanto vero che nella prima stesura della legge che ha eliminato l'IMU era previsto che i sindaci che avevano provveduto all'aumento in quell'anno non dovevano essere compresi. Poi, siccome ci sono stati sindaci furbi che l'hanno superata nel 2013, è accaduto che tutti, compresi noi, sono stati messi nello stesso calderone. E i civitesi sono stati costretti a pagare la differenza. Io l'avrei voluta eliminare, l'IMU sulla prima casa, ma non ho potuto perché il bilancio era già stato approvato quando il governo a dicembre ha deciso di far pagare la differenza, altrimenti sarei intervenuto come promesso.
E da Città Ducale ci spostiamo ora ad Antrodoco, il momento dell'ospite in studio, perché è con noi Luca Cipolloni, uno degli organizzatori del Carnevale dei 12 Mesi. Buonasera, buonasera, ben trovato. Buonasera. Bene, allora fervono i preparativi per questa manifestazione che è in programma, lo ricordiamo, domenica prossima, 23 febbraio. Esatto, alle ore 15 vi aspettiamo tutti quanti ad Antrodoco, in questa manifestazione che ha il nome dei 12 Mesi. Dal punto di vista, diciamo così, di quelle che sono le solite manifestazioni carnevalesche, un po' inusuale, però si ricollega molto alla tradizione contadina della provincia di Rieti e del centro Italia in generale. Ecco. La manifestazione è infatti una valenza vera e propria storica, la tradizione agreste è in primo piano e la manifestazione dopo 2 anni di assenza torna appunto a riproporsi quest'anno. Esatto, ha avuto diciamo così il suo fulcro fino nel dopoguerra, fino agli anni 50 del dopoguerra. L'abbiamo ripresa, è stata ripresa ad Antrodoco negli anni 80 e adesso negli ultimi anni, dal 2006 al 2011, è stata diciamo così aggiornata, perché si tratta di uno spettacolo itinerante in cui c'è la personificazione dei mesi dell'anno. Ci sono questi 12 personaggi a cavallo che recitano con i simboli dei mesi e con i simboli anche delle stagioni presentano il proprio mese. In maniera anche un po' satirico-umoristica cercano di presentare il tutto in maniera molto apotropaica, con quello che è appunto un significato positivo per l'anno che verrà e per il raccolto. Bene, allora appuntamento da non mancare, domenica prossima 23 febbraio a Carnevale con il Carnevale dei 12 Mesi. Grazie a Luca Cipolloni. Prego, vi aspettiamo a tutti, non Bene. Mancate. Ed ora apriamo la pagina dedicata alla Sabina Romana. E siamo a Guidonia, dove sono stati arrestati 4 dei 10 nigeriani che hanno scatenato una rissa in pieno centro. Il motivo? La gestione dei carrelli per la spesa nei supermercati che gli extracomunitari si contendono nei parcheggi. L'accusa è di rissa aggravata. Ed ora ci spostiamo a Monterotondo, rinviati di una settimana i lavori ACEA sull'acquedotto Marcio. L'intervento di manutenzione straordinario è stato infatti posticipato alla settimana che va dal 22 febbraio al 1 marzo. Previsto l'abbassamento della pressione idrica o addirittura la mancanza d'acqua a Borgo Nuovo, Scalo e zona industriale. Ed ora ci fermiamo solo per qualche istante, spazio alla pubblicità, poi di nuovo insieme per la seconda parte del nostro TG. Esplode la voglia di carnevale nella Valle del Velino. Carnevale Dreogano, Antrodoco, 23 febbraio, 2-4 marzo. Rievocazione storica delle antiche tradizioni popolari. Lì 12 mesi, ogni mese un gioco, ogni mese una maschera. Il Carnevale ad Antrodoco, 23 febbraio, 2 e 4 marzo. Non mancate! A Limiti di Greccio, Arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato, per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi 2 piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, Treò e Aran, le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Tonin Casa, Caccaro e tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili è anche progettazione di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a Limiti di Greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. Tutto quello che non riuscite a leggere su altri giornali, da oggi in poi lo potete trovare su Cronaca di Rieti, il nuovo giornale della tua città.
Per la tua pubblicità su Sabinia Silver TV, contattaci al 329 49 56 879 oppure elismas76@yahoo.it. E dopo la pausa pubblicitaria eccoci di nuovo insieme per lo sport. In apertura parliamo dell'FC Rieti che vince il Città di Monterotondo per 4-1 grazie alla doppietta di Artistico. Ottimo l'esordio del tecnico Gasparri, dettagli nel nostro primo servizio di sport curato da Michela Morelli. Sentite. Inizia bene la partita del Rieti Calcio sul campo del Monterotondo. Al terzo minuto arriva il primo gol. Garat ribatte a rete una parata di De Vellis su cross di Ruggero. Al 38esimo Monterotondo recupera e si porta sull'1-1. Il primo tempo finisce pari, ma è alla ripresa che gli Amaranto Celeste scatenano l'inferno. Al 16esimo minuto colpo di testa di Artistico fa registrare il 2-1 per Rieti. Al 47esimo arriva il terzo gol. Assist di Artistico per Pezzotti che manda in rete e poi ancora al 50esimo la doppietta del bomber reatino Artistico che manda in rete dal dischetto. Un Super Mario in gran forma che dopo i tanti problemi che lo hanno condizionato sia sotto l'aspetto calcistico che da un punto di vista umano torna ad essere un punto di riferimento importante per la squadra. I gol, riferisce, li dedico alle persone che mi sono state vicino. Inevitabile parlare dell'ottimo esordio di Gasparri, subentrato a Pezzotti e che ha guidato il Rieti facendo registrare una di quelle vittorie che tanto sognava Patron Fedeli. E caso ha voluto che nello stesso giorno in cui gli Amaranto Celeste hanno siglato 4 gol ci fosse anche il tracollo della Viterbese che 4 gol invece li ha subiti. Rieti ora sempre più vicina alla Viterbese che resta capolista con soli 2 punti di vantaggio. Ed eccoci di nuovo in studio. Dopo il calcio passiamo a parlare di basket. Per la Linkman PC Rieti è arrivata la 6ª vittoria consecutiva. Sul campo neutro di Giulianova gli Amaranto Celesti superano infatti Porto Sant'Elpidio Basket 85-66. Andiamo a sentire tutti i dettagli nel prossimo servizio. NPC espugna Porto Sant'Elpidio in una gara che ha visto gli Amaranto Celeste condurre fin dalle prime battute. Caceres rientra in gran forma dopo le 2 settimane di stop per infortunio e parte subito nel quintetto. Caceres e compagni partono concentrati e determinati e scavano un buon vantaggio, 16-4 a metà della prima frazione. Benedusi produce ben 11 punti nel primo quarto. A metà del secondo quarto si approfondisce il già importante vantaggio fino a 33-13. Grazie a 2 bombe consecutive di Granato. Al rientro dagli spogliatoi Porto Sant'Elpidio sembra aver ripreso energia e con un buon parziale si riporta sotto fino a meno 12. La NPC però dispone di Giampaoli che sale in cattedra, infila 2 canestri, recupera e serve Ferraro e poi di nuovo segna e con un più 19 di vantaggio ricaccia indietro le velleità dei padroni di casa. Nell'ultimo quarto gli Amaranto Celeste si portano sul massimo vantaggio di più 26. I marchigiani provano a ridurre le distanze, ma niente da fare. La NPC domina e non si trova spazio anche per i più giovani. La 19esima giornata del campionato di NB si chiude così, con la NPC che festeggia il suo 6º successo consecutivo. Rieti resta seconda in classifica a 2 punti da Latina, capolista, e a 4 punti da Pescara, che è 3ª in classifica. E restiamo ancora a parlare di basket. Procede bene il campionato anche per la Small Basket Città Ducale, squadra che milita in Serie D Girone Umbro. La Small ha battuto l'UISP Perugia per 78-70, conservando così il primo posto in coabitazione con Todi, entrambe a 24 punti in classifica. Una gara molto combattuta che alla fine ha dato ragione all'esperienza di 2 giocatori attualmente più in forma per la Small, Antonio Olivera e Matteo Giovannelli.
Ed ora in chiusura di questa pagina sportiva ci occupiamo di rugby. Gli Arieti sono stati travolti da un Messina che si è imposto 44-10. Una serie di sconfitte, quelle degli Amaranto Celeste, che non fanno bene al movimento della palla ovale né alla società che tanto si è impegnata dopo le difficoltà economiche vissute. Al momento gli Arieti conservano il terzultimo posto, un punto sopra Ragusa ed Avezzano. E questa era l'ultima notizia del nostro TG, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi per essere stati con noi e augurarvi un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.